Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Qualche video fa, se non erro due video fa, ti ho introdotto nel magico mondo del tema Natale, il modo di conoscerti tramite il tema Natale. E oggi volevo parlarti delle varie caratteristiche della Luna nei vari segni zodiacali e magari anche come sfruttarla in ambito magico. La Luna in astrologia rappresenta la sensibilità, l'emotività, l'umore, l'intuizione, la creatività, la fantasia. Quindi vediamo un po' la Luna nei vari segni zodiacali come potrebbe influenzarti e quindi farti capire al meglio certi tuoi atteggiamenti che magari non sospettavi nemmeno che fossero legati a questo particolare di cui non eri a conoscenza. La Luna in Ariete conferisce mascolinità, quindi magari potresti avere degli atteggiamenti mascolini. Ti può rendere irascibile, impulsivo, una persona molto schietta, potrebbe anche donarti dei gusti molto semplici. Potrebbe renderti una persona nostalgica nei confronti del passato. Potresti anche essere una persona molto testarda, che ama la natura e comunque che ricerca la sicurezza materiale nella vita, ma ti rende anche una persona semplice e anche tollerante, incline ad essere tradizionalista. Potrebbe donarti l'attrazione per la letteratura, la lettura, potrebbe anche conferirti capacità comunicative, quindi magari sei una persona ottima nel esporre le cose o ottima nel fare discorsi e dibattiti, e sicuramente ti dona uno spirito molto giovane e anche molto versatile, e potrebbe anche renderti una persona emotivamente distaccata, quindi probabilmente potresti essere un po' fredda in un primo momento. Probabilmente sei una persona che ama la vita domestica, che ama il trascorrere le giornate a casa, in famiglia, il desiderio di comunque avere una tua famiglia, di accogliere gente tra le mura della tua casa, e sicuramente ti conferisce tanta empatia e una sensibilità molto sviluppata e anche parecchio intuito. Se hai la Luna in Leone, sei una persona con un senso estetico. Magari potresti avere certi atteggiamenti narcisistici e potresti essere anche una persona abbastanza orgogliosa, ma comunque una persona generosa e lungimirante con ampiezza di vedute. Se hai la Luna in Vergine, potresti essere una persona timida che fa fatica a entrare in nuovi contesti ambientali e sociali, e potresti essere anche una persona critica e autocritica, un po' pignola e precisa, ma comunque concreta e che desidera tutto sommato una vita tranquilla. Se hai la Luna in Bilancia come me, probabilmente sei una persona che difficilmente riesce a dire di no. E una persona con un enorme senso di giustizia, e quindi probabilmente ha certi scatti di ira legati alle ingiustizie. Potresti essere anche una persona abbastanza socievole, non nel mio caso, o meglio, non subito, e anche una persona obiettiva, che tende a volere tutto in equilibrio. Quindi vuole l'equilibrio in tutto. Per me avere l'equilibrio significa avere una vita tranquilla e perfetta. Sei una persona diplomatica e che prova amore per il bello e ha un gusto raffinato, però probabilmente certe volte sei anche una persona pigra. Probabilmente hai una visione della vita
un po' contorta. Sei una persona complessa, che non disprezza affatto la competitività, anzi ti piace essere competitivo, ma potresti essere anche una persona gelosa e potresti avere anche atteggiamenti e emozioni un po' altalenanti, o come dico io, sono un'altalena, ovvero che oscillo da una parte e dall'altra, da un estremo opposto di emozioni, atteggiamenti e pensieri. Probabilmente sei una persona spirituale, idealista, che ama i viaggi e gli animali e che non sopporta la vita quotidiana e che è sempre alla ricerca di nuove esperienze e alla ricerca del nuovo. E ciò ti porta anche ad avere il desiderio di conoscenza. Se hai la luna in Capricorno, sei una persona riflessiva. Magari certe volte ti può capitare di sentirti inferiore a qualcuno o a delle situazioni. E sei una persona anche molto ambiziosa. Potresti essere anche una persona che vuole stare con i piedi impiantati nella realtà e anche una persona da atteggiamenti duri e poco sentimentali. Insomma, non sei sbacciucchino che carino con una persona un po' più distaccato, ma non troppo. Potresti essere una persona, anche qui, distaccata emotivamente, un po' fredda, che richiede di sentirsi libera, individuale, ha un senso di fratellanza universale. E anche una persona socievole e con una mentalità molto creativa. Sei una persona che probabilmente si lascia influenzare dalle altre persone, perché sei una persona molto emotiva e sensibile, sognatrice, fantasiosa, che si perde nelle sue immaginazioni, nei suoi sogni e quindi ha poco contatto con la realtà, quindi ti perdi. Anziché stare con i piedi per terra come il Capricorno, ti perdi. Potresti essere anche una persona molto servizievole, malinconica e anche a tratti pessimista. Probabilmente dato dal fatto che perdendoti troppo nell'immaginazione e avere poco contatto con la realtà potrebbe renderti molto più pessimista nei confronti della vita, perché le immaginazioni, i sogni che facciamo ad occhi aperti sono molto più gratificanti rispetto alla realtà in cui ci ritroviamo. Inoltre, alla luna sono associati i colori del bianco e dell'argento, e del materiale ovviamente l'argento, e le pietre ad essa associate sono la perla, il cristallo e l'opale, mentre per quanto riguarda le piante sono l'iris e il papavero. Con tutte queste informazioni che ci ho dato, in ambito magico potresti, per esempio, se volessi fare un incantesimo d'amore, potresti farlo durante la fase della luna crescente o luna piena in Cancro, dato che rappresenta la sensibilità e l'emotività e l'intuito, e magari utilizzare anche un opale, fare l'incantesimo, imprimi l'energia dell'incantesimo nell'opale, così da portarlo con te durante il tuo primo appuntamento con la persona che ti interessa. O per esempio, vedendo le caratteristiche dei colori, dei materiali e quant'altro che sono legati alla luna, potresti utilizzarli in ambito magico. Potresti scrivere un incantesimo per donarti più sensibilità o comunque stabilità emotiva, scrivendo la tua intenzione con una penna argentata o magari sfruttando i potenziali dell'estratto di iris, dell'olio essenziale di iris o del papavero, che tra l'altro il papavero dovrebbe essere anche un afrodisiaco, quindi potrebbe essere molto adatto per gli incantesimi, i talismani d'amore. E quindi con la luna nei vari segni zodiacali credo sia tutto. Spero di essere stata chiara, spero che questo video ti possa essere stato utile e ti possa servire per conoscerti meglio. Fammi sapere se hai qualche domanda in più, se non hai capito qualcosa, se vuoi che ti aiuto a comprenderti meglio. Non esitare a scrivere un commento sotto, perché io sono sempre lieta
e felice di aiutarti. Fammi sapere inoltre se vorresti anche che approfondissi per esempio alla luna in ambito magico, o se vuoi che approfondisca qualsiasi altro argomento. Non farti problemi a scrivermelo, sono sempre ben disposta a cogliere i tuoi suggerimenti, che mi fanno sempre tanto piacere. Fammi inoltre sapere in quale segno zodiacale è la tua luna, perché sono molto curiosa. E inoltre ti invito a iscriverti al mio canale, così che tu possa essere sempre aggiornato con altri video a tema esoterico, nerd e tolkieniano. E se ti va, ci vediamo settimana prossima con un nuovo video, e io ti auguro una magica e delfica e celestiale giornata. Ciao Mellon!